Siamo all'interno del famosissimo mercatino di Via Ferrara qui al Vasto a Napoli, dove come potete vedere c'è un grandissimo ordine, ma soprattutto c'è un rispetto totale delle regole, quindi alternanza nell'entrare nei negozi, file ovunque, controlli anche dei vigili urbani, diciamo tutto normale, tutto nella norma. Però ci stanno delle voci discordanti, quindi seguite il servizio che ne sentirete delle belle. Abbiamo mostrato in questi giorni una Napoli ferma, una Napoli obbediente, rispettosa delle regole, ma adesso stiamo parlando di una Napoli diversa, una Napoli morta sotto l'aspetto turistico-commerciale, ma anche delle piccole e medie attività. Abbiamo qui con noi il proprietario di un bar della zona che si trova in una situazione veramente deprecabile. Ci racconti un attimino qual è la situazione dal suo punto di vista. Niente, non dal mio punto di vista, da quello che si evince praticamente. 40 giorni chiusi, ovviamente pagandone tutte le utenze, tutte le spese, e non si vede una via di uscita. Il problema non è anche questo, io non vedo gente, commercianti che vogliono aprire a tutti i costi, ma aprire a tutti i costi non significa risolvere il problema, perché comunque all'apertura, rimanendo con queste leggi, con queste regole restrittive, in un bar come il mio che è piccolissimo, entrare a due persone alla volta e mantenere la distanza significherebbe che io incasserei neanche il 10% dell'incasso normale. E tutto ciò io non, con questi incassi io non riuscirei poi ad andare avanti, quindi io personalmente non ho tutta questa fretta ad aprire. Il problema come si risolve? Secondo il mio punto di vista bisogna velocizzare e trovare una soluzione per questo virus, nel senso che bisogna trovare un ritorno alla normalità. Un ritorno alla normalità, perché altrimenti la gente comunque ha paura. Il primo sono io non apro e stare qui 14-15 ore al giorno per servire due caffè, tre caffè ogni 10 minuti, un quarto d'ora. Tempo, spazio che ho a disposizione non mi consentirebbe poi di andare avanti e mantenere le spese dell'attività. Quindi a fine serata significherebbe incassare meno di 30 euro? No, io non ho neanche vergogna di dirlo, io gli ultimi 7 giorni prima della chiusura io incassavo i 60 euro, 70 euro al giorno. Non so fino a che punto mi convenga stare aperto o riaprire con queste condizioni, significherebbe stare in agonia. Ma al di là di tutto questo è avere uno stress 14-15 ore al giorno con le mascherine, fare attenzione, sanificare, guardare, controllare se entrano più di 3 persone, per me diventa uno stress. Ormai siamo con le spalle al muro, io non riesco personalmente, ma come tanti credo, non abbiamo via d'uscita, a meno che non ci siano veramente, realmente dei... Ma dico io, ma ci voleva tanto bloccare un attimo tutte le utenze, tutti i pagamenti, tutti i mutui e mandare un sussidio, un aiuto a tutte le famiglie italiane. Potevamo stare nati 5 mesi a casa, invece no. Dicevamo nel corso di questo nostro reportage, stiamo incontrando un po' di persone, abbiamo qui con noi la presidente del Comitato Vasto, un comitato che ha fatto spesso parlare di sé perché denuncia una serie di carenze, ma soprattutto una situazione di invivibilità appunto nel quartiere Vasto. Adelaide Mario. Noi la quarantena la stiamo rispettando tutti. Anche una piccola parte di extracomunitari la stanno rispettando, ma la maggior parte no. Queste persone sono convinte di essere immuni al Covid-19, ma non lo sono assolutamente. Quindi se la legge è uguale per tutti, questa gente deve restare in casa, non deve scendere e non può fare ciò che gli pare, perché qui anche le attività commerciali sono chiuse, mentre questi con il loro affari loschi e illeciti sono per strada a spacciare, a bere, a bivaccare. E non parlo di persone che sono senza fissa dimora, sono persone che vivono nei centri di accoglienza e sono persone che vivono negli appartamenti. Quindi se io devo andare in giro con un certificato,
lo devono tenere anche loro. Loro a quale titolo sono per strada? Noi siamo in casa, questa gente non ha rispetto per nessuno, nemmeno per le tante vittime italiane, non ha rispetto per la salute propria e per la salute altrui. Noi una cosa la dobbiamo rilevare francamente, perché girando con la telecamera all'interno dei vicoli, dei quartieri, delle strade del quartiere Vasso, abbiamo potuto constatare che tutti i residenti usano la mascherina, come lo stiamo facendo anche noi adesso, stiamo rispettando la distanza da un metro, mentre invece altri no. Ieri il quartiere Vasso si è fatto di nuovo, è ribaltato alle cronache per un altro evento abbastanza singolare. Che è successo ieri? Ieri praticamente è successo che fuori a questi locali mini market che noi denunciamo da tempo non fanno altro che aggregare persone per drogarsi e ubriacarsi, dopodiché nell'ennesima rissa uno di queste persone ha aggredito uno dei caschi bianchi. E ecco, e questa è la mia rabbia, che questa gente non ha nemmeno rispetto per quelli che sono in prima linea, come la polizia, polizia municipale, i medici, sono lì per strada e nessuno gli fa niente. Cioè, queste persone non solo sono immuni, convinti loro del Covid-19, ma ce n'era uno che girava nudo per strada. No, ma sono impazziti, cioè questa è gente che praticamente non ha nulla da perdere, ma il problema dell'accoglienza è che chi la vuole li può accogliere a casa propria, ma non da noi, perché noi siamo saturi adesso, basta.